Buonasera, buonasera. Buonasera Italia. Buonasera, grazie. E intervistiamo Ocelar Haddad, psicanalista, che ha scritto vari libri. Questo è Chi brucia i libri, appena edito dalla Morcelliana di Brescia. Ed è il secondo libro di Ocelar Haddad in traduzione italiana. Il primo è stato Freud in Italia, scritto in collaborazione allora con la moglie Antonietta. Chi brucia i libri traduce il libro I biblioclasti, che poi anche ebbe un'ulteriore nuova edizione, dove cambiò solo il titolo, Le follie millenariste. O millenarie in italiano, millenariste forse, e è un'ottima occasione anche per parlare di vari aspetti di questa ricerca, perché nella sua struttura forse, in ogni caso nella mia lettura, c'è una sorta di trittico all'inizio, c'è l'enfant illégitime, il bambino illegittimo, ovvero questa ricerca delle sorgenti talmudiche della psicanalisi, ed è l'ipotesi appunto che la psicanalisi di Freud sia anche ossia una lettura midrashica laica. Poi c'è stato Manger les livres. La mia tesi di medicina. In medicina, in psichiatria. Poi c'è stato Manger les livres, che è stata anche una risposta, diciamo, dopo la scomparsa di Lacan ai movimenti, diciamo, che ci sono stati, ai gruppi e alle scuole che si sono formati, no? Questa proposta della centralità del libro. E poi anche appunto Chi brucia i libri, senza punto di domanda, e non solo, come dire, chi fa la digestione intellettuale del libro, ma chi invece brucia questo libro. Ecco, allora io è stato pubblicato 30 anni prima, sì, nel 1991. Nell'84 è stato pubblicato L'enfant illégitime? No, mangiare il libro 84. Sì, pardon, L'enfant illégitime 81. Nell'81, quello subito dopo la scomparsa di Lacan. No, sono stati parecchie edizioni, ma la prima era in 81. La prima edizione c'è a Scienza Letteratura del 1981. Pardon, sì, Manger les livres dell'84, era di quello che avevo in testa, e appunto I biblioclasti, Chi brucia i libri, nel 1990. E sì, cominciamo anche dal modo dell'edizione italiana. Come è avvenuto che dopo 30 anni questo interesse, e in particolare tra questi libri che si è andato a scegliere come pubblicazione di questo aspetto teorico e di analisi, proprio Chi brucia i libri? Prego. Io non ho fatto niente per questo, era una sorpresa completa. Un giorno il mio editore francese, un anno fa, mi ha scritto dicendo: c'è un editore italiano che vuole tradurre e offre un poco di denaro, molto poco. Sì, io ero d'accordo. Devo dire, io prima di tutto, che io mi sento italiano di cuore, sono molto attaccato, non solo tra il mio matrimonio con la mia moglie, che oggi è partita nell'altro mondo, diciamo. E dunque mi ha fatto tanto piacere che un editore 30 anni dopo, ma una sorpresa totale, nessuno ha fatto niente in questo, e loro che hanno deciso, non so perché, e mi hanno anche chiesto se ero d'accordo di fare un'intervista che poteva servire di introduzione al libro. Ho detto oh, sì, mi hanno mandato
qualche domanda e ho risposto. È così che ma è andata molto veloce. Io spero che all'inizio io sarò molto felice di essere tradotto in italiano, perché è una lingua alla quale sono molto attaccato. Spero La anche parlo con molti difetti, molti sbagli, ma dalla mia infanzia, perché sono nato in Tunisia. In Tunisia l'influenza italiana era enorme, nella cucina, nel parlare, nella lingua, ci sono molte parole italiane. Dunque, dalla mia infanzia sono stato così legato all'Italia, alla cultura italiana. Ho studiato l'italiano come prima lingua al liceo. Dunque, è una vecchia storia. Sì, e chi brucia i libri? Ora veniamo al libro. Com'è che è così centrale questa tua ricerca intorno a chi brucia i libri? Perché poi è anche questa una delle sorgenti anche degli ultimi libri, perché è Guarda, la. io sono veramente un psicoanalista. Qual è la definizione di un psicoanalista? È una persona che crede, o non solo crede, non mi piace questa parola, ho fatto l'esperienza di questo che si chiama l'inconscio. E dunque, le cose le più importanti che ho fatto nella mia vita sono venuti così. Io ho fatto solo che accogliere queste cose. Non c'è mai stato da me un programma così organizzato e tutto. Allora, ma come si dice nella psicoanalisi, nachträglich vuol dire dopo, si vede un'immagine. Una carta, una figura che si rivela dopo. Io finalmente ho lavorato tutto il tempo con un'idea. Io sono stato in analisi, Lacan era mio analista, come lei lo sa. E Lacan aveva questa idea che c'è qualche cosa che non va nella psicoanalisi. E lui l'aveva chiamato il peccato originale della psicoanalisi. Questo peccato gira intorno al fatto che Freud aveva una specie di neurosis intorno alle sue radici ebraiche. Tutto il mio lavoro è stato, diciamo, un'esplorazione di questo peccato originale, che ho fatto un libro che poi con questo titolo. Allora, per me Freud è un personaggio che mi ha dato tanto, tutta la mia vita è la persona forse che mi ha fatto. Freud è la cosa che ha l'importanza la più grande nella mia vita, diciamo, sul punto di vista intellettuale. C'è nell'opera, nei libri, nelle tesi di fare qualcosa che non va. E finalmente sono arrivato ultimamente a localizzare questo difetto nel libro che si chiama Totem e Tabù. In Totem e Tabù, Freud, che è un libro molto interessante, Freud dice che all'origine dell'umanità è stato un parricidio. Questo padre originale è stato ucciso dai figli e la società umana è nata di questo omicidio primordiale. Fortunatamente in Italia è stato un gran compositore che si chiama Scarlatti, che ha fatto un bel dramma, un'opera che si chiama L'omicidio primordiale, ma non è questo di Freud. E dice che tutti i gruppi umani nascono come si chiama? Omicidio di una persona che occupa il posto di padre. E è diventato così una specie di slogan, dicendo
bisogno uccidere il padre. Per me questa è una catastrofe, è una stupidaggine. Io in questo ultimo libro che è stato pubblicato ultimamente faccio un processo di queste cose. Non è vero, ma perché? Nessuno ha mai visto queste cose. E quando si produce questo parricidio, le conseguenze sono sempre catastrofi. Guarda l'Oedipo. Oedipo ha ucciso il suo padre per accidente. Quali sono le conseguenze? Tutta la famiglia è morta. Genocidio. I psicoanalisti cantano la canzone di Hamlet. Hamlet è un altro esempio. Ma è una stupidaggine. Hamlet non è un parricidio. Hamlet comincia con un fratricidio. Il re è stato ucciso dal suo fratello e anche ha preso la sua moglie. Il povero Hamlet ha dovuto, come dire, non so come si dice, la gestione di questo doppio crimine. E quando dopo questo, tutta la famiglia di Hamlet non ce n'è più. C'è un altro che si chiama Fortinbras che arriva e che prende il potere. Ogni dramma shakespeariano. Prendiamo in Italia, come Roma è stata costruita, da un fratricidio. Romulus uccide il suo gemello Remus, non so come voi dite in italiano. Iremo, sì. E dunque io ho fatto una teoria. Penso che questo libro in italiano, Chi brucia i libri, che è la metà di una frase del gran poeta tedesco, ebraico anche, che si chiama Heinrich Heine, che ha detto una volta: chi brucia i libri dopo brucia gli uomini. E dunque io ho fatto questo libro, è la seconda parte di un altro libro che si chiama Com'era il libro. E io avrei voluto che tutti e due i libri siano pubblicati insieme. Dunque tutti e due i libri insieme fa una specie di teoria come si chiama, dello status, Dello statuto. una teoria del libro nell'inconscio, una cosa che nessuno ne ha fatto, perché il libro, che libro? Parliamo dei libri che sono, come si dice, fondatori, eh? Per esempio, sono certi libri che hanno fondato una religione, un gruppo umano, una società. Per esempio, la Bibbia, il libro degli ebrei, gli Evangeli sono il libro del cristianesimo, il Corano è il libro fondatore dell'Islam, il Bhagavad Gita è il libro fondatore dell'induismo, e le opere di Freud sono il libro fondatore della psicoanalisi, eccetera, eccetera. Possiamo andare in lontano. Dunque, ho voluto costruire una teoria così sul libro. Questo atto di mangiare il libro è un atto d'amore. Io mangio le cose che mi piacciono. Se mangio un buon gelato è perché questo gelato mi piace. Le cose che non mi piacciono non le mangio. Questo è un articolo interessantissimo di Freud, molto breve, che si chiama la Verneinung. Hanno tradotto con la negazione, la denegazione, dipende dalle traduzioni. Dopo l'amore c'è l'odio. C'è gente che hanno l'odio del libro e li bruciano. Si chiamano li ho chiamati, ho inventato un neologismo che si biblioclassi. E allora ho cercato di capire questo fenomeno che sul piano societale del gruppo e anche sul piano degli individui. Dunque, il mio libro sono su questi due aspetti. Il primo, sono partito da un film italiano di Zeffirelli che si chiama Les Evangeli, non mi ricordo, Gesù di Nazareth.
E allora le cose hanno cominciato così strano. Ero al cinema e a quest'epoca avevo nella testa, facevo la traduzione delle frasi che sentivo, perché ero sul punto di andare a vivere in Israele, dunque ero bagnato nell'ebraico. E dunque Zeffirelli la porta l'Evangelo di Matteo, che diceva Gesù chiedeva agli alunni, diceva: ma chi sono per voi? E allora uno dice: tu sei lì, tu sei un rabbino, tu sei. E c'è uno che si chiamava Simone, lui, Simone figlio di Iona, dice: no, tu sei il figlio. Non ha detto il figlio di Dio, ha detto: tu sei il figlio, figlio. E allora Gesù gli dice: non è la carne che ti ha ispirato questa parola, ma mio padre, e per questo, da questo momento ti chiamerai Pietro o Pietra, Pietro, perché in ebraico mettere insieme le due parole, padre che si dice Ab e figlio che si dice Ben, le tre lettere che vanno Ab e Ben fanno Eben, che significa pietra. È una parola corrente nella tradizione ebraica, anche Giovanni Battista l'usa a un momento, questa parola, pietra e figli. E dunque io ho detto: ma questo uomo parla ebraico, ma dove è passata questo testo ebraico, dove è andato? È venuta nello mio spirito che forse la parola di Gesù originale è stata distrutta. Ci sono altre persone che pensano così, io non lo conosco. Adesso c'è un padre che si chiama padre Carmignac, un gran specialista, è morto, specialista dei documenti di Qumran, ha detto la stessa cosa. Dove questa gli evangeli originali, dove sono andati? Spariti. Come la parola di Cristo spare come un fazzoletto così che hanno buttato. No, non è possibile. La sola posizione è che è stata una distruzione voluta dalla Chiesa per fare separarsi degli ebrei. Ho trovato documenti, era un gran cardinale francese che si chiama René, nel secolo III, che era il cardinale di Lyon, un grande padre della Chiesa, aveva detto che lui ha visto una volta gli Evangeli in ebraico. Dove sono? E questa piccola idea, diciamo, si è sviluppata e ha fatto il libro. La cosa che è strana è che il mio libro è un attacco della Chiesa. La Chiesa ha distrutto i suoi propri fondamenti, e sono veramente colpito la Chiesa moderna veramente molto, molto più aperta che tanti altri gruppi, che pubblica questo libro, che è un attacco veramente terribile contro la Chiesa. Veramente, come si dice, bravo Bravo. Morcelliana, e bravo la Chiesa, perché Morcelliana è legata alla Chiesa. Sì. E così, e le cose hanno, sai, quando si mette un seme nella terra, che la terra è buona, diventa poco a poco. E dunque, poco a poco è venuta l'idea di fare la teoria del libro, mostrare i due aspetti, l'aspetto positivo dell'amore, manger le livre, com'era il libro, e l'aspetto negativo, che si chiama la distruzione dei libri. Nel caso della Chiesa hanno distrutto, ma prima hanno tradotto in greco, e dopo tradotto in latino, è diventata la canonica, dice, non so come, Geronimo, che ha E tradotto in italiano. Dunque è una Geronimo.
È un'operazione a due visi, uno distruzione e l'altro traduzione, le due vanno insieme. E così le cose si sono sviluppate sul punto di E com'è che stabilisci a un certo punto, come avviene che stabilisci precisamente questa connessione tra, come dire, la questione del padre e la questione del libro, o se vuoi il padre e il libro, come vanno assieme, è quasi la stessa, se non è la stessa questione? facciamo una cosa semplice. Sì. Il libro, la definizione del libro vuol dire i fondamenti della cultura, di una cultura particolare. Questo è il padre simbolico, non ce n'è altro. Il padre simbolico di un gruppo è il suo libro fondatore. E dunque la distruzione di questo libro corrisponde alla vecchia teoria di Freud della distruzione, dell'omicidio del padre, il parricidio. La mia teoria è molto più seria perché riposa su dei fatti che si può osservare, perché le cose di totem e tabù, nessuno ha mai, tutto il totemismo oggi di Fraser e degli altri, oggi nessun etnologo e nessun antropologo, non ce n'è uno che crede in questa teoria di Fraser sul totemismo. Claude Lévi-Strauss ha scritto un libro che si chiama Il totemismo oggi, dicendo: nessuno crede, non ce n'è uno che crede ancora a questa teoria. Dunque, il centro della psicoanalisi ha crollato. E i psicoanalisi non vedono che tutto che una pietra, come si dice, la pietra del tetto caduta. E allora che cosa fate? Io penso che la psicoanalisi è una cosa che deve vivere, e mia proposta è stata questa: dimostrare che il libro è questo che Freud cercava sotto il nome del padre primitivo. E com'è? E allora che l'interesse è oggi, anche con questo, beh, con i tuoi ultimi libri e anche con l'ultimissimo libro, All'Origine della Violence, Ah, sì. com'è che c'è questo passaggio allora di interesse come causa quasi, come responsabilità, come origine, come scrivi, della violenza? Dalla questione del parricidio alla questione del fratricidio. Cioè, io mi chiedo adesso in che posizione si trova nel fratricidio il libro? Si tratta sempre, come dire, della distruzione del libro dell'altro gruppo? Com'è che leggi il libro e il fratricidio oggi? Guarda, questo lavoro è un lavoro di 50 anni e era per me molto difficile di scrivere l'ultimo libro, perché sembra una come si dice, traduttore, come se non un traditore della psicoanalisi. Ma in verità non è così. E poco a poco, e soprattutto con l'esame degli eventi degli anni, 5 anni fa, del terrorismo, e questo fatto mi sembra piccolo, ma che spesso i terroristi sono fratelli, poco a poco sono venuto a esaminare questa storia dei fratelli. E io ho cresciuto nella Bibbia. Abbiamo da una parte Freud che dice: i gruppi umani nascono da un parricidio, va bene? Io dico: no, non si è mai visto questo. E la Bibbia, che veramente, come diceva Adler,
che non credeva che era ateista completo, diceva che il raccoglio di una sapienza dei secoli, dei millenari. La Bibbia nel capitolo 4 racconta la storia questa, che due primi fratelli della storia, la mitologia, diciamo, ebraica, Cain ha ucciso il suo figlio. E io non mi frego che cosa è successo tra loro, ma quello che mi importa in questo omicidio, ho detto prima che bell'opera di Scarlatti, il padre, non il figlio, che tra i figli di Cain uno ha inventato la tecnica, il lavoro del ferro, la forge, non so come si dice in italiano la forge, e un altro ha inventato la musica, vuol dire le arti, e un terzo ha inventato la città. Dunque, se mettiamo insieme città, arte e tecnica, abbiamo la società umana. E la Bibbia vuole imparare a noi, impararci che all'origine di ogni società c'è un fratricidio, come è stato fondato Roma con un fratricidio, come tutte le altre cose. E così sono avanzato su questo terreno poco a poco, e mi sembra che questo libro, All'origine della violenza, speriamo che sarà tradotto in italiano anche lui, e volevo, non so che cosa volevo dire. Questo rispetto al fratricidio? No, il fratricidio è la fondazione di ogni gruppo umano, e gli italiani lo sanno benissimo con la storia della fondazione di Roma. Ma io penso che il complesso di Oedip è molto importante. Io non ho detto sono convinto dell'importanza dell'Oedipo, questo non, ma l'Oedipo è una cosa che spiega le relazioni, forse una parte delle relazioni intrafamiliari. L'Oedipo è una dimensione verticale sulla trasmissione tra una generazione e l'altra. Ma ci sono un'altra relazione, la relazione societale, che è una relazione tra i fratelli. La relazione dell'Oedipo, che è costruita tra l'Oedipo, è una relazione, diciamo, sul modo dell'albero, caro che Darwin amava tanto. La relazione tra i fratelli, perché i fratelli diventano i vicini, la cosa si complica molto veloce, ha una struttura di, come si chiama? Rizoma forse. Rizoma. E questo è un lavoro di un psicanalista che è stato a un certo periodo considerato come un traditore della tradizione psicoanalitica, che si chiamava Guattari. Guattari aveva fatto due libri con un filosofo che si chiama Deleuze. Aveva scritto da solo un articolo che si chiama Le Rhizome, un gran biologico francese che per me è molto importante, che si chiama Raoult, Didier Raoult, dice che questo modello di Guattari è molto importante per capire oggi la biologia dei virus. E così il libro. Questo libro è forse l'ultimo libro teorico che scriverò, perché ho costruito poco a poco in 40 anni una nuova teoria della psicoanalisi, fatta sulle radici delle opere di Freud, di Lacan e degli altri. Non è una rottura, è un'esegetica, come si dice, un'esegese. Il Un'esigenza. problema dei fratelli, Freud lo sapeva benissimo, questa lettera che è pubblicata, che si chiama la lettera Thomas Mann,
dove dice che tutte le guerre nascono dall'odio del fratello, una cosa incredibile. Freud l'ha scritto, l'abbiamo, non è un documento segreto che ho scoperto, tutto è sulla tavola. È così. E dunque Freud sapeva l'importanza della valorizzazione che chiamiamo adesso il complesso di Caino. Che un altro prima di me l'aveva detto così, che si chiama Zondi, che non conoscevo io quando ho cominciato il mio lavoro. Bene, la conversazione potrebbe durare moltissimo. Speriamo farla un giorno senza tutti questi macchine. Io mi piace parlare direttamente con la gente in presenza, non in diretta a Noi Parigi, diciamo presenziale. Sì. lo auspico anch'io. E, bene, allora, tante grazie a Gerard Dad, al suo Tante libro. grazie a Giancarlo Calciolari, che da tanti anni è un amico che segue tutte le mie elucubrazioni, diciamo. È una parola di Lacan questa. Un giorno mi aveva detto all'inizio della cura con lui, mi ha detto: non preoccuparti delle mie elucubrazioni, fai la tua analisi, la tua. En français, c'est une chance de tenir Gérard Haddad. È Grazie. una grande occasione per me di leggere e di avere anche la fortuna di leggere nell'originale francese, oltre che ho avuto l'occasione di rileggere anche così, ho preso lezione da altri. Citiamo il traduttore che ha fatto questo sforzo e che è chi ti ha fatto l'intervista. Ed è Mi sembra un buon lavoro. Paolo Infantino. Ok, un Sì, grazie anche al mi tuo sembra traduttore. che ha fatto un bel lavoro e Beh, è siamo stati impegnativo, ha bravi. fatto anche sì, e ha sviluppato alcuni riferimenti anche italiani di certe note per rendere ancora più chiaro il lavoro. È un bel lavoro, è una bella lingua. I modi in cui ti ha Sì. tradotto e mi pare che è, come dire, è attento alla lettera, quindi Grazie. è l'essenziale. Spero venire in Italia presto Grazie, perché l'Italia mi manca. grazie ancora Gerardo.